Eccoci qui, siamo in onda, buonasera a tutti e bentornati a Scienza Ore 6, siamo arrivati all'ultimo appuntamento, saluto tutti coloro che si stanno in questo momento collegando sui nostri canali Facebook e YouTube e anche ovviamente tutti coloro che ci seguiranno in differita guardando magari la registrazione di questo video. Io sono Matteo Serra, comunicatore della scienza alla Fondazione Bruno Kessler. Oggi in regia ci sono Anna Erickson della Fondazione MAC e Ilaria Ampollini dell'Università di Trento, con cui abbiamo organizzato questa edizione di Scienza Ore 6, un'edizione un po' particolare, diversa dalle precedenti, che si erano svolte dal vivo al MUSE, il Museo delle Scienze di Trento. Quest'anno ovviamente abbiamo dovuto ricorrere a un'edizione totalmente online, ma siamo comunque riusciti a portarla a termine, quindi ringraziamo fin d'ora tutti coloro che ci hanno seguito nelle puntate precedenti e coloro che lo stanno facendo lo faranno oggi. Ecco, vi ricordo che Scienza Ore 6 è un'iniziativa che è organizzata nell'ambito del bando I Comunicatori Star della Scienza ed è organizzata con il finanziamento e il contributo della provincia autonoma di Trento ed è un'iniziativa che ha l'obiettivo di avvicinare il mondo della ricerca della provincia di Trento al pubblico attraverso quelli che, insomma, nella loro versione live erano degli aperitivi scientifici, ma che sono in generale delle chiacchierate molto informali, cui appunto le ricercatrici, i ricercatori della Fondazione Kessler, della Fondazione MAC, dell'Università di Trento e del MUSE hanno la possibilità di raccontare alcuni aspetti della ricerca, anche temi di grande attualità e di interesse per il pubblico, con anche una forte dimensione di interazione, di interattività, quindi l'apertura alle domande e al dibattito con il pubblico. Allora, oggi siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa edizione e tratteremo un tema molto interessante, molto d'attualità e sicuramente di grande fascino, che è quello del cervello. Allora, noi abbiamo sottotitolato questa puntata di oggi tutto quello che non, tra virgolette, tra parentesi, sappiamo sul cervello, perché appunto lo studio del cervello, le cosiddette neuroscienze, che sono appunto quelle discipline che hanno l'obiettivo di studiare il funzionamento del cervello, hanno fatto indubbiamente dei grandissimi passi avanti negli ultimi decenni, negli ultimi anni, raggiungendo risultati importanti, ma c'è ancora tantissimo ancora da capire sul funzionamento di questo organo che è estremamente complesso e che appunto su cui ancora c'è tantissimo da capire, da scoprire. È un tema molto vasto, ma oggi cercheremo di dare qualche spunto interessante, lo faremo con due ospiti, con due ricercatori che adesso vi presentiamo. Il primo è Luigi Cattaneo, che adesso dovremmo vedere in video. Eccolo qui. Ciao Luigi, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ricordo che Luigi è professore associato di psicobiologia e psicologia fisiologica all'Università di Trento e contestualmente al CIMEC, che è il Centro Interdipartimentale Mente-Cervello. E poi abbiamo Paolo Vesani, che salutiamo, che invece è ricercatore, ecco, benvenuto Paolo, responsabile in particolare dell'unità di ricerca Neuroinformatics Laboratory, NILAB, della Fondazione Bruno Kessler. Ecco, come un po' diciamo sempre nello spirito di Scienza Ore 6, noi abbiamo voluto, come dire, chiamare in causa due ricercatori che affrontano lo studio dell'argomento di oggi, che in questo caso è appunto il cervello, da due punti di vista molto diversi, perché Luigi Cattaneo appunto è un medico che studia il cervello da un punto di vista più, possiamo dire, fisiologico, poi ce lo dirà sicuramente molto meglio lui, mentre Paolo Vesani ha una formazione diversa diciamo, nell'ambito della computer science ed è, diciamo, un neuroinformatico, cioè porta avanti delle ricerche in una disciplina che è un po', insomma, coniuga le neuroscienze con appunto l'informatica e la tecnologia. E quindi noi cercheremo appunto tramite Luigi e Paolo, di offrire delle riflessioni interessanti sul tema di oggi. Vi ricordo, prima di dare la parola a Luigi Cattaneo, che sarà il primo a intervenire, che potete fare tutte le domande che volete, anzi siete chiamati a farlo, quindi potete intervenire tramite i commenti sia di Facebook che di YouTube. Adesso appunto Luigi Cattaneo e Paolo Vesani faranno dei brevi interventi e poi, come di consueto, nella seconda parte daremo spazio alle vostre domande che gireremo direttamente ai nostri ospiti. A questo punto lascio la parola a Luigi Cattaneo dell'Università di Trento. Vai Luigi. Allora, grazie mille Matteo.
Grazie a tutti, anche ai tuoi colleghi per avermi, Ilaria e Anna, per avermi invitato a questo aperitivo, che purtroppo appunto si svolge in questa maniera virtuale. L'invito era arrivato ancora a febbraio, se non ricordo male, quando sembrava di poterlo fare farlo per davvero alla sede del Muse. Purtroppo, ma per fortuna anche perché vuol dire che siete riusciti comunque a portare avanti un progetto anche nonostante tutte queste difficoltà, eccoci qua in sede telematica. Non viene a mancare comunque l'aperitivo e alla vostra salute. Dunque, arrivando sull'argomento, mi avete chiesto di parlare giustamente di cervello, quello di cui mi occupo. Io sono un medico, sono specializzato in neurologia e ho lavorato come clinico per un certo periodo e poi ho detto che non mi interessava esclusivamente fare ricerca e allora ho cambiato, diciamo, lavoro dal guardare cervelli malati al cercare di capire come funzionano i cervelli sani. E il cervello per me è stato sempre cioè il sistema nervoso in genere. Noi parliamo di cervello, ma sarebbe più proprio parlare di sistema nervoso perché il cervello è solo una parte di tutto il sistema nervoso. E è ovviamente fra gli organi che compongono il corpo umano, per quanto mi riguarda, il più affascinante. Il cervello ci permette di raccogliere informazioni dall'ambiente esterno e di prendere decisioni sulla base di queste informazioni e di agire di conseguenza sul mondo esterno. Siccome noi siamo organismi pluricellulari, siamo organismi grossi, siamo stati obbligati a crearci un ambiente interno e un ambiente esterno, per cui il cervello gestisce i rapporti fra questi due ambienti e la cosa più interessante è appunto che è in grado di prendere decisioni. Come effetto collaterale, alla fine il cervello è anche il responsabile di tutto quello che poi noi percepiamo come esperienza soggettiva. Cioè, se noi abbiamo una sensazione di essere qualcuno e non nessuno, di aver fatto qualcosa, di essere noi gli agenti delle nostre azioni, di essere noi le persone che sentono, cioè se noi i destinatari delle nostre percezioni, lo facciamo perché abbiamo un cervello che funziona. Oltretutto, la cosa più interessante forse ancora è che oltre ad agire in questo modo che più o meno tutti conoscono, cioè di ricevere informazioni e prendere decisioni in base alle informazioni e produrre movimenti in base a queste, il cervello riesce a operare anche in maniera, mi si permetta la parola, in maniera più intelligente, cioè in maniera di risparmiare ancora di più energie, cioè di lavorare in maniera predittiva. Cioè il cervello è in grado non solo di raccogliere informazioni da fuori, ma anche di predire sulla base della propria esperienza passata quello che succederà. Tantissimi esempi di come dentro nella nostra testa ci sono continuamente operate predizioni. Basta solo pensare a una persona che tiene il ritmo con il piede, quando ascoltiamo della musica che ci coinvolge particolarmente, battiamo il piedino. Se dovessimo aspettare che l'evento sonoro, cioè la battuta musicale, ci inneschi una reazione di battere il piedino, saremmo costantemente fuori tempo. Per cui questo è tipicamente un comportamento predittivo. Per cui il cervello fa questo, organizza informazioni, prende decisioni e cerca anche di fare il più possibile delle previsioni. Il nostro cervello è fatto di neuroni, di cellule, per cui di cellule che si chiamano neuroni, la cui struttura ci dice esattamente come funzionano gli aspetti computazionali del cervello. Cioè, il neurone è una cellulona abbastanza grossa,
nel nostro corpo, ce ne sono anche di piccolini, ma sono in genere abbastanza grossa, che ha una parte, che è il corpo cellulare, con delle ramificazioni piccoline, che è quella che riceve informazioni da altri neuroni e che le integra e che decide cosa fare, se fare una cosa, se farne un'altra. E ha un grosso filamento in uscita, che chiamiamo assone, e che fa la parte invece di trasmissione delle informazioni verso o un muscolo, per cui un effettore, oppure verso un'altra cellula nervosa, per ulteriormente integrare informazioni. Per cui si è sempre pensato che questa dualità fra parte di cervello che fa le cose intelligenti, diciamo, cioè che integra informazioni, che è capace di sommare, di dare un giusto peso sommando la forza alle diverse input, di dare un peso alle diverse informazioni contrastanti e prendere una decisione, che appunto è a livello cellulare, nel corpo cellulare, ma che a livello macroscopico troviamo nella cosiddetta sostanza grigia, e dall'altra parte la parte la parte stupida del cervello, quella che non fa altro che trasmettere informazioni e deve fare solo quello, non ha la capacità di prendere decisioni. Buona parte della ricerca è stata fino adesso focalizzata proprio su questi aspetti di decisioni, di cosa viene, a quale livello viene integrata l'informazione nella corteccia. In particolare vorrei condividere delle immagini per farvi capire di che cosa sto parlando. Mi vedete? Sì. Allora, questa è una ricostruzione di una testa, come potete ben vedere. Se noi andiamo a pelare via strati... Allora, Luigi... Pronto, fermo, sì. Un attimo, perché per il momento non vediamo l'immagine che stai descrivendo, forse. Chiedo scusa. Adesso dovrebbe arrivare adesso. Eccoli qua. Benissimo. Eravamo forse in ritardo noi, scusaci. Eccoli, sono pronti. Allora, questa è una testa. Se noi peliamo strati su strati della testa, questa ovviamente è un'immagine di risonanza magnetica, però potremmo fare come se fosse un corpo umano. Noi prendiamo un corpo umano, come una mortadella, lo mettiamo su un'affettatrice e incominciamo a pelare via strati. Cosa vediamo? Vediamo che a un certo punto, allora fino a qua è tutto cranio, a un certo punto compaiono le meningi e inizia a comparire il cervello. Come vedete, qua dentro c'è uno strato esterno che è di sostanza grigia, che è letteralmente grigia, anche in questa immagine di risonanza, vedete, che è sottile, circa pochi millimetri, al massimo un centimetro, ma in genere sotto il centimetro, e invece sotto tutta questa grossa massa bianca, che è la sostanza bianca. Nella sostanza grigia troviamo i corpi cellulari, cioè dove vengono prese decisioni e integrate informazioni. Nella sostanza bianca troviamo grossi fasci di assoni, per cui le vie nervose, che trasmettono informazioni fra un pezzo di corteccia e l'altro. Ora, ultimamente, negli ultimi tempi, si è sempre più focalizzata l'attenzione anche su questi aspetti di connettività, cioè di come non sia sufficiente sapere, cercare di capire quale parte del cervello si funziona di più quando faccio qualcosa, oppure quale parte del cervello, cosa succede al mio comportamento se tolgo una determinata parte del cervello, ma sembra che è sempre più rilevante per capire, per avere un'idea complessiva di come funziona il sistema nervoso centrale, di capire come sono interconnesse queste aree. Ora, esiste una tecnica di cui vi parlerà poi molto più estesamente il collega Paolo, che si chiama immagini di diffusione, cioè una tecnica di risonanza magnetica che ci permette di visualizzare non tanto, come vedete qua, l'anatomia della corteccia, quanto più la sostanza bianca. In particolare, per farvi capire di che cosa stiamo parlando, questa è una superficie di un cervello. Se noi aggiungiamo
per esempio, questo fascio qua, che è il fascicolo arcuato. Ecco, togliamo, mettiamo un po' di trasparenza sulla superficie del cervello, vediamo cosa c'è dentro. Questa è una dissezione radiologica, ovviamente, non anatomica, del cosiddetto fascicolo arcuato, che è un pezzo di sostanza bianca che ci è fondamentale per parlare, che collega la parte di cervello che trasforma i suoni in parole, che dà un'identità ai suoni in quanto parole, alla parte di cervello che ci consente invece di articolare i suoni. Ci sono tutta la sostanza bianca è organizzata in diversi, cioè così come la corteccia è organizzata in maniera modulare, anche la sostanza bianca è ovviamente organizzata in maniera modulare, perché è strettamente dipendente da questa. Sono tornato? Sì. Questi aspetti di comunicazione fra diverse parti del cervello sono sempre più riconosciuti in maniera sempre più importante. Già dagli anni 60-70 con gli studi di Norman Geschwin, che ci diceva che parlava di sindrome di disconnessione, è stato riconosciuto sempre di più questo ruolo importante della sostanza bianca, cioè delle connessioni. Ultimamente, negli ultimi 10-15 anni, si assiste proprio a una rivoluzione culturale nelle neuroscienze in cui si è capito il limite di attribuire, di stare a disegnare mappe della corteccia con delle bandierine su ogni pezzettino di corteccia che fa qualcosa. Questa è l'area di corteccia che mi permette di riconoscere i volti, questa è l'area di corteccia che mi permette di riconoscere le case, questa è l'area di corteccia che mi permette di muovermi, quanto invece alla possibilità di al fatto che per capire bene come funziona, bisogna capire come sono connesse queste cose, per cui capire gli effetti di rete, cioè considerare il cervello come una rete. Tant'è che la maggior parte delle aree sono molto meglio definite dalle loro connessioni che dalle loro effettive proprietà funzionali, cioè dal mio sapere quando si accende, in corrispondenza di quali compiti, di quali challenge comportamentali si accende una certa area, viene usata una certa area rispetto ad altre. Ok, faccio un esempio di questa cosa e poi finisco questa introduzione e passo la palla a Paolo, ma è sufficiente se, per esempio, io so c'è un pezzo di corteccia che si chiama corteccia orbito frontale che è capace di fare determinate cose, però è molto per noi, vorrei anche per voi farvi una sorta di quiz, cioè, se io vi dico che questo pezzo di corteccia riceve informazioni e si scambia insomma informazioni con una parte di cervello che è informata sui propri stati interni, cioè per esempio che riceve informazioni sul fatto se l'individuo ha fame o è sazio. Allo stesso modo, su questo pezzo di corteccia convergono informazioni sull'identità degli oggetti, cioè sul sapere se questo è un telefono, questa è una penna e questo è un bicchiere pieno di succo. Ok? Per cui, da una parte c'è, alla fine dell'elaborazione visiva del mondo visivo, abbiamo una rappresentazione di ogni oggetto. Appunto, nel mio cervello a un certo punto c'è un neurone che mi dice penna, c'è un neurone che mi dice telefono, c'è un neurone che mi dice CD e c'è un neurone che mi dice bicchiere pieno di tè freddo. Se metto insieme la capacità di riconoscere, dare un'identità agli oggetti con la capacità di sapere se io ho fame oppure se sono sazio, per cui se col mio stato interno, a questo punto non è difficile ipotizzare che quest'area sarà quella che mi aiuterà a prendere decisioni sulla base del valore degli oggetti. E in effetti, se andiamo a cercare poi con metodiche molto più sofisticate,
Quando si accende la corteccia preorbito frontale e soprattutto, ad esempio, soprattutto cosa succede all'essere umani se viene tolta la corteccia orbito frontale, il risultato è esattamente questo, è la perdita della capacità di prendere decisioni basate sul valore degli oggetti, confrontando il valore degli oggetti con le proprie necessità. Per cui la connettività è estremamente rilevante, sapere con chi si parla e con che cosa parla un pezzo di corteccia, da chi riceve informazioni, a chi manda informazioni, è un tassello indispensabile per capire meglio come funziona il cervello. E mi fermo qui intanto, sperando poi che si continui con la discussione, ecco. Matteo. Grazie sì. Luigi, grazie mille. Devo dire che hai dato tanti spunti interessanti. Ovviamente goditi il tuo tè freddo. ci rivediamo più tardi dopo l'intervento di Paolo. Intanto ne approfitto per ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che appunto possono fare domande. Quindi se qualcosa per esempio già volete scrivere sulla base insomma di quello che ha raccontato Luigi Cattani, ovviamente siete caldamente invitati a farlo. Adesso scende in campo il nostro secondo speaker di oggi, che è appunto Paolo Avesani, della Fondazione Bruno Kessler, a cui do la parola. Grazie, buona serata a tutti e grazie per l'invito a Matteo, Anna ed Ilaria. E cerco di riagganciarmi a questo punto a quanto stava raccontando Luigi, proponendovi un'immagine che può aiutarvi a visualizzare un attimo solo che condividiamo lo schermo. Eccolo qui. Dovrebbe ora essere visibile. Dovremmo averlo. Eccolo. Vediamo se riusciamo a avere una presentazione a pieno schermo, così si riescono a cogliere i dettagli. Computer tradisce naturalmente. Luigi, noi in questo momento vediamo il tuo schermo, quindi non so se tu riesci a vederlo, comunque noi siamo già in grado di vederlo in onda. Luigi, ci senti? Ecco, stiamo vedendo la slide, non so se riesci a sentirci. Ecco. Posso proseguire? Vai. Ok, bene, quello che vedete sullo schermo è una visualizzazione di quanto stava cercando di raccontare Luigi. E vedete una selezione di un po' di riviste a carattere divulgativo e sulla sinistra vedete un paio di esempi del primo decennio tra il 2000 e il 2010 e poi tra il 2010 e il 2020 sulla destra, e se riuscite a cogliere in qualche modo la differenza tra il pattern delle due copertine, vedete che nel primo decennio del 2000 l'interesse e la focalizzazione era proprio sulla, diciamo, quali aree si attivano per quale funzione, quindi tutto il focus della ricerca era sulla materia grigia e su, quindi sulla parte, diciamo, che Luigi chiamava intelligente. Con il 2010, quindi nell'ultimo decennio, vedete che c'è uno shift, una differenza significativa nella rappresentazione che corrisponde anche al tipo di ricerca o al tipo di sviluppo, di evoluzione che c'è stato, in cui sulla destra vedete rappresentata invece, diciamo, la parte stupida, quella dei cavi. Ecco, questo è in qualche modo proprio in maniera visiva quello che Luigi stava cercando di spiegarci prima. E cosa è successo tra il 2010 e il 2011? E quello che è successo naturalmente è stato sia, diciamo, l'interesse da parte dei ricercatori, ma c'è stato anche, diciamo, un salto tecnologico,
un salto tecnologico legato alla risonanza magnetica. La risonanza magnetica probabilmente è una macchina, ecco, che vedete in figura, è sicuramente una macchina familiare perché si può trovare anche nell'ospedale, però la cosa interessante è che questo, diciamo, hardware non è cambiato, diciamo, tra l'inizio del 2000 e 2020, naturalmente si è evoluto, però io vi invito a pensare, diciamo, allo scanner di risonanza magnetica come un computer. Quindi i computer si sono evoluti in potenza, ma quello che fa la differenza è il software con cui si programma. Quindi quello che è successo tra i due decenni è stata un'evoluzione che, a partire dallo stesso hardware, si è riusciti a programmarlo e utilizzarlo in maniera diversa e quindi ad avere maggiori informazioni e nuove immagini del cervello. Questa è una, adesso che vi mostro, un'immagine dei tessuti che aveva già introdotto, non so se è cambiata l'immagine, Allora, questa è ancora l'immagine. Eccola qua. Voi sulla destra vedete l'immagine, appunto, che ci proponeva prima Luigi. Questa è un'immagine che si può acquisire anche, diciamo, normalmente in un ospedale, e mette in evidenza i due tipi di tessuto. E quello che salta all'occhio è che tutta la materia bianca appare estremamente omogenea, mentre se noi di un cervello cerchiamo di aprirlo, di andarlo a investigare, come vedete sulla sinistra, in questo caso ex vivo, quindi post mortem, una volta che possiamo effettivamente resseccare i tessuti, vediamo che in realtà quel tessuto non è omogeneo, ma rappresenta tutti dei lineamenti che sono esattamente i cavi cui faceva riferimento prima Luigi. E quello che è successo, appunto, tra i due decenni è stato che si è cominciato a programmare e utilizzare lo scanner in maniera tale da ottenere nuove immagini, e che dove prima vedevamo solo una massa omogenea bianca, riuscissimo a vedere invece i cavi. E cosa succede? Quello che noi vediamo se con queste nuove immagini, però, è quello che vedete sullo schermo, esattamente come vedessimo un televisore che non riesce a sintonizzare i canali. Quindi se noi andiamo a vedere esattamente il segnale che è acquisito tramite, registrato con lo scanner di risonanza magnetica, noi vedremo questa cosa, vedremo tutta un'immagine che sembra sostanzialmente del rumore. E qui è dove in qualche modo interviene un po' quello che è il ruolo e il contributo della neuroinformatica, ovvero sia come in qualche modo la computer science riesce a elaborare questo segnale in modo da produrre quello che vedevamo. Quello che vedete adesso sullo schermo è nella sinistra, vedete così il segnale come viene acquisito dallo scanner, e sulla destra vedete quello che è il risultato di un lungo processo di elaborazione del segnale. E se volete un'analogia, potete pensare quando c'era stato il grande scoop della visualizzazione del buco nero, e quindi l'immagine che si vedeva non era esattamente la fotografia che aveva una corrispondenza, ma era un'elaborazione dei dati che portava a una visualizzazione dell'informazione. Sulla destra vedete quindi il risultato che porta a tracciare dei filamenti che in qualche modo dovrebbero rappresentare il percorso degli assoni. Naturalmente qui ci sono un po' di dettagli e di trucchi, per cui non a ogni assone corrisponde uno dei lineamenti che vedete. Qui c'è tutta una serie di approssimazioni che ora non è il caso, magari neanche il momento, di investigare. Ecco, quello che è magari importante ricordare anche a chi guarda questa immagine: i colori non sono dati, diciamo, casualmente, ma hanno un significato. Voi riconoscete sicuramente i tre colori principali, il blu, il rosso e il verde, che danno informazione sull'orientamento principale delle fibre che sono state ricostruite.
per cui il colore verde indica un percorso, un orientamento principale che va dal lobo frontale al lobo occipitale, il colore rosso indica invece le fibre che corrono dall'emisfero destro verso l'emisfero sinistro, e il colore blu indica invece quelle che partono dalla zona inferiore e vanno nella zona superiore. Quindi l'orientamento è dato dal colore. E questo è stato sicuramente una grande innovazione, e che è riuscito a implementare, a supportare questa analisi del cervello in termini di rete. Naturalmente non è così semplice, perché questa grande innovazione ha portato in qualche modo anche la comunità scientifica un po' a dividersi, e qui abbiamo gli entusiasti per il fatto che finalmente si riesce a avere questa informazione e quindi veramente a costruire il network e a vedere il cervello come una rete. E dall'altra parte ci sono gli scettici che dicono: ma quello che vediamo è veramente quello che è rappresentato nel cervello, o dobbiamo temere che quello che viene ricostruito in questo modo così complesso è frutto magari semplicemente di un artefatto? E questa è la discussione attualmente in corso e dibattito in corso fra questi due schieramenti, in cui lo scontro è, diciamo, molto, molto attivo. E come in qualche modo si cerca di risolvere questo dibattito? E quindi è vero quello che vediamo ricostruito dall'immagine? E questa, la cosa più buffa o interessante, è che questo ha riportato l'orologio indietro nel tempo, perché sostanzialmente gli scettici hanno un atteggiamento tipo San Tommaso, ovvero sia: noi non crediamo finché non ci mettiamo il naso dentro e lo vediamo veramente. Questo significa andare a prendere il cervello e tagliarlo. E questo è quello che un secolo fa circa Klinger, negli anni 30, ha fatto per primo, ha individuato una metodica che permetteva di preparare il cervello post mortem in maniera tale che, se veniva dissecato, si riusciva a vedere, a individuare tutte le strutture di collegamento degli assoni. Quindi quello che si sta facendo in questo momento è quasi un ritorno nel tempo, per cui si riprende il cervello e lo si prepara con questa tecnica, che ha preso il nome proprio da Klinger, che l'ha proposta per prima, e si comincia a disseccare i tessuti. Per prima cosa si rimuove la materia grigia, che vedete che dal vivo non è grigia, quindi in qualche modo i detrattori potrebbero dire che l'immagine di risonanza non è esattamente una rappresentazione fedele, perché il colore, però ciò nonostante è esattamente la parte spugnosa. Una volta che viene rimossa il tessuto più esterno, che è la parte della corteccia, si può arrivare a esporre la materia bianca, che, a differenza dell'immagine di risonanza originaria, dove era tutto un tessuto omogeneo, in qualche modo invece si riesce a individuare i percorsi degli assoni e delle fibre. Quindi in questo momento la sfida è: ok, riusciamo a ricostruire un modello da queste immagini, dove abbiamo finalmente l'informazione di chi tocca con mano che in quella porzione del cervello ci sono determinate traiettorie, e allo stesso tempo metterli in relazione con quanto riusciamo invece a ricostruire con la risonanza. Naturalmente qui è importante ricordare che queste due metodiche hanno però un discrimine fortissimo. Questo tipo di tecnica può essere utilizzato solamente post mortem, quindi ex vivo, solamente una volta che la persona, diciamo, è deceduta, mentre la grande valore, la grande valenza delle tecniche che abbiamo visto prima sono tecniche che permettono di avere questa informazione sulla connettività invece da un individuo vivo, e quindi senza soprattutto anche tecniche invasive. Credo che
con questo di aver, diciamo, in qualche modo introdotto un po' la parte più tecnologica dell'aspetto della ricerca, quindi essere riuscito a trasmettere qual è il ruolo della computer science nelle neuroscienze, che diventa sempre di più, diciamo, una disciplina che ha bisogno di mettere insieme competenze eterogenee. Grazie, grazie mille Paolo. Anzi, ti chiedo scusa perché mi sono accorto di averti chiamato prima una decina di volte Luigi anziché Paolo, infatti per quello non mi rispondevi. Questa però è una dimostrazione interessante di come il cervello a volte appunto faccia brutti scherzi. Volevo, ecco, prima di arrivare alla parte di domande, tra l'altro è già arrivato qualcosa da YouTube, invitiamo sempre i nostri ascoltatori insomma, a fare domande e commenti. Volevo appunto fare un cenno a un lavoro che è stato pubblicato proprio di recente che riguarda proprio Paolo Avesani, non, diciamo, non riguarda esattamente il tema di oggi, però lo citiamo soprattutto per chi volesse approfondire questo paper che è apparso sulla rivista Nature, che sostanzialmente è stato un esperimento molto interessante proprio sul tema di come possono venire analizzati in modo diverso gli stessi dati da ricercatori diversi. Prima Paolo Avesani ha citato proprio questo aspetto che appunto tuttora nelle neuroscienze c'è spesso una visione molto diversa. In quel caso era in particolare sul tema legato alla dissezione, no, del cervello, ma poi il discorso vale ovviamente molto più in generale. Stiamo vedendo anche in questo periodo molti scienziati che discutono tra loro, insomma, anche su temi legati, per esempio, al Covid, eccetera. E Paolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, visto che appunto è un lavoro appena uscito, veramente importante, interessante, a cui hai partecipato, insomma, se vuoi fare qualche cenno a quest'ultimo lavoro. Certo, grazie per lo spunto. Il lavoro che è stato pubblicato su Nature cerca di affrontare proprio uno dei temi della polemica odierna, in cui c'è una forte polarizzazione che oscilla tra un grande scetticismo verso la scienza o un fideismo sul fatto che la scienza fornisce solamente, può fornire solo certezze e non altro. In realtà la pratica scientifica è un processo estremamente elaborato e complesso in cui continuamente ci si confronta e questo studio pubblicato cerca esattamente di analizzare, di indagare quanto sostanzialmente il processo di analisi empirica può condurre a risultati anche apparentemente in contraddizione. Io credo che il risultato principale di questo studio sia quello che quando si analizzano i dati si compiono numerose assunzioni che spesso restano tacite. Quindi per un reale confronto nella comunità scientifica, quello che è importante è che quando si analizzano i dati si cerchi il più possibile di rendere esplicite tutte le assunzioni, perché queste assunzioni, questi o a priori che noi maturiamo, perché come diceva, ricordava prima Luigi, noi tendiamo a predire e questa capacità di predire la mettiamo anche nella nostra ricerca, per cui noi ci aspettiamo qualcosa dai dati e questa nostra aspettativa dai dati naturalmente influenza quelle che sono le conclusioni. Il problema è rendere esplicita questa nostra aspettativa. Direi che insomma è un tema che meriterebbe poi insomma probabilmente una puntata a parte anche questo. Non so se Luigi tu volevi aggiungere qualcosa su questo tema, diciamo non hai partecipato a questo lavoro, o magari insomma lo riprendiamo alla prossima occasione. Io allora Prego. non mi occupo di risonanza magnetica direttamente, nel senso che utilizzo le immagini di risonanza magnetica per la mia ricerca, ma è più appunto uno strumento più che il mio argomento principale. Io utilizzo una tecnica che si chiama stimolazione magnetica e nel mio caso, che stimolazione magnetica transcranica, io utilizzo la risonanza magnetica appunto per guidare lo stimolatore magnetico. Concordo con Paolo sul fatto che appunto la maggior parte, i dati grezzi possono essere molto robusti, il problema è la scienza al momento è che per diversi motivi, più o meno nobili, si creano dei bias che si accumulano e potenzialmente inquinano anche la letteratura. Per cui
è un'ottima cosa che l'attenzione si sia spostata adesso su questi aspetti, cioè proprio sulla capacità di capire quanto è operatore dipendente, anche una cosa che non ci si aspettava affatto che fosse operatore dipendente, come ad esempio questo tipo di analisi. Allora, dovremmo avere una prima domanda da YouTube, una di quelle domande proprio facili facili. Valeria Podestà chiede ai nostri ospiti cosa ci dicono le neuroscienze circa il ruolo della coscienza nel prendere decisioni. La coscienza esercita un ruolo attivo nel prendere decisioni o è una pura interfaccia tra input e output? Devo dire che questa è una domanda che viene fuori spesso, insomma, quando si parla di questi argomenti. Auguri per la risposta. Vado io, Paolo. Vai. Ah, beh, naturalmente. io sono solo il meccanico. Allora, quando si inizia a parlare di coscienza, sai già che sbaglierai a rispondere. perché tuttora non c'è nemmeno una definizione di questa cosa che noi chiamiamo coscienza che sia soddisfacente. La maggior parte delle volte parliamo di coscienza o di consapevolezza uno si chiede cos'è la coscienza, è la capacità di essere coscienti le definizioni sono sempre tutte molto tautologiche, per cui la capacità di essere consapevoli di se stessi e di quello che ci circonda è molto difficile da studiare e tuttora, pur essendo la nostra manifestazione principale, cioè noi sappiamo di avere un cervello perché siamo coscienti, però anche in questa cosa che ho detto, di nuovo c'è un ragionamento circolare, di nuovo ci ricaschi, noi sappiamo, cosa vuol dire sapere? Vuol dire essere noi siamo coscienti di essere coscienti, certo, ok, si torna sempre indietro. Quello che possiamo dire, allora, si può rispondere in tanti modi a questa domanda. Uno è il modo classico che riporta già da ricerche fatte oramai una ventina abbondante di anni fa, è che il tuo cervello prende decisioni e sa fare le cose molto prima che tu te ne accorga, molto prima che tu lo sappia. Questo si è visto in tanti casi e è esperienza quotidiana del fatto che facciamo cose senza accorgersene. Noi abbiamo consapevolezza, abbiamo coscienza di elementi molto limitati della nostra esperienza sensoriale e altrettanto abbiamo una consapevolezza molto limitata degli obiettivi che ci poniamo quando interagiamo con il mondo. Per cui una risposta a questa domanda potrebbe essere innanzitutto non lo so, non lo sa nessuno. La seconda risposta un po' più articolata sarebbe la maggior parte del nostro repertorio comportamentale non dipende dal nostro essere consapevoli. Dipende dal fatto che il nostro cervello sia in uno stato di coscienza, però secondo un'ultima definizione che è stata proposta di coscienza, una definizione in cui si abbandona completamente l'idea dell'esperienza e l'idea del comportamento e si va invece in una dimensione di nuovo di connettività. E mi piace molto che sia stata fatta questa domanda proprio in questo contesto, perché la definizione più affidabile in questo momento di coscienza è quanto è connessa la tua corteccia. Come si fa a misurare quanto è interconnessa la tua corteccia? Tu lanci, questi sono lavori ovviamente non miei, sono lavori della scuola di Massimini, Gloria Trentina, che in questo momento lavora in America, no scusate, Tononi, Gloria, Giulio Tononi, Gloria Trentina, no? Trentina, che in questo momento lavora in America, che in collaborazione con Marcello Massimini, che invece lavora a Milano, hanno ideato questa definizione splendida di coscienza, perché è una definizione operativa, cioè non è è un numero, dice io non voglio sapere qual è l'esperienza soggettiva dell'essere cosciente, io ti do un numero e questo numero è proprio basato sulla stimolazione magnetica transcranica, io stimolo un pezzo di cervello, registro con l'elettroencefalogramma quello che succede intorno e è come lanciare un sasso in uno stagno. Se il cervello non è cosciente è come lanciare un sasso nel fango, fa bloop e fa pup e si esaurisce lì. Se invece il cervello è in uno stato la corteccia è in uno stato di coscienza, allora io lancio il sasso nello stagno e vedo una serie, tantissime onde che si propagano di qua e di là.
Per cui in questo caso la connettività, non tanto anatomica, di quella di cui abbiamo parlato fino adesso, quanto funzionale, ci aiuta a dire che cos'è la coscienza. Il problema è che questo ha aperto altri problemi, nel senso che secondo questa definizione di coscienza noi siamo perfettamente coscienti quando dormiamo e siamo in fase REM. La corteccia è una cosa che tutte, cioè, già da oramai 60-70 anni dalle prime registrazioni di polisonografia si è visto che l'elettroencefalogramma in sonno in fase REM non è distinguibile da quello in veglia. L'unica cosa che lo distingue è il fatto che in un caso uno non è sta dormendo e nell'altro invece è sveglio. Per cui questa è idem per il sasso nello stagno, il sasso lanciato nella corteccia che in fase REM ha le stesse risposte di quando è sveglio. Per cui sono stati aperti appunto problemi, altri problemi. Il fatto di essere in contatto con il resto del mondo non implica il non essere, essere o non essere coscienti. La stessa cosa si può dire per esempio per l'anestesia da chetamina. C'è un anestetico che si chiama chetamina, che è molto diverso da tutti gli altri anestetici che invece spengono la corteccia e che invece induce uno stato di distacco dal resto del mondo ma con una corteccia perfettamente vivida. Infatti chi si sveglia dall'anestesia da chetamina ricorda delle esperienze vivide, oniriche, interessantissime, a volte molto paurose, a volte sono incubi. E così, per cui... riassumendo, non lo so, non lo sa nessuno. Quello che possiamo certamente dire è che il nostro cervello fa molte più cose di quante noi ci accorgiamo che faccia. Questo è poco ma sicuro. Da qui io faccio fatica veramente a parlare di coscienza perché appunto non sappiamo di che cosa stiamo parlando. La mia impressione, ma è veramente una mia idea basata è il fatto che che è una partita un po' persa, che non si o appunto ragioniamo su definizioni operative, su numeri, ma la cercare di indagare la nostra consapevolezza di noi stessi è... Diciamo, è una di quelle cose che appunto non sappiamo per il momento e che forse difficilmente riusciremo mai a capire completamente. Non con lo stato attuale delle conoscenze e delle metodiche. Faccio un piccolo appunto. Prego. Mi sembra che la domanda, siccome è legata alle decisioni, non sia solo coscienza, ma è legata a come prendiamo decisioni. Io credo che il tentativo di razionalizzare le nostre decisioni sia un processo che spesso e volentieri segue quello che è, diciamo, un processo molto più, intuitivo o di basso livello. Quindi certe volte pensiamo che le decisioni siano guidate dalla razionalità, ma spesso e volentieri la razionalità, diciamo, segue, e questo è quanto emerge da alcuni studi su decision making legato alle neuroscienze. Bene, adesso ho visto che ci sono diverse altre domande che stanno arrivando, poi ovviamente su questo tema della coscienza appunto è un altro di quelli che meriterebbero appunto puntate a parte. Allora Elisa Zamboni ci chiede: vi siete focalizzati su connettività anatomica, come si collega a connettività funzionale e quali potenziali, per esempio risoluzione dei tratti, può apportare un aumento di field strength di MRI? Questa è una domanda molto tecnica, direi, magari cerchiamo anche di tradurla ai nostri ascoltatori. Non so chi vuole rispondere, forse Paolo. Allora, riguardo alla connettività, no, sicuramente il Luigi, io faccio alcun accenno sulla prima parte della domanda. Quello che abbiamo visto oggi è solamente una parte e riguarda, diciamo, la connettività strutturale, quindi come sono dislocati i cavi. Dopodiché c'era tutto l'accenno che stava facendo Luigi, di cui anche sopra Luigi, in cui che cosa passa su questi cavi e quindi soprattutto anche in che direzione passa l'informazione. E questo ha a che fare appunto con la connettività funzionale, ma è soprattutto con la connettività effettiva, ovvero sia la dipendenza causale. Io credo che il vero valore aggiunto possa derivare dallo studio della connettività effettiva, che è un tipo di studio che sta facendo Luigi con la stimolazione transcranica, e quindi questo io credo che porterà effettivamente maggiore integrazione. Certo che avere l'ipotesi di partenza, se esiste almeno dal punto di vista strutturale
la connessione è una premessa per poi investigare quanto è efficace questa connessione. Per quel che riguarda l'aspetto più tecnico della intensità di campo dello scanner, sarebbe l'ultima parte, sì, della domanda. Le ricerche sono in corso e naturalmente c'è sempre un trade-off, nel senso che maggior intensità di campo supporta maggior risoluzione, però anche maggior distorsione, maggior rumore, e quindi non è sempre chiaro. In questo momento si sta indagando se effettivamente il aumentare, diciamo, la potenza del campo può dare più informazioni, e la situazione è ancora un po', diciamo, controversa per alcuni tipi di immagini. Ricordiamo che, come dicevo prima, lo scanner è un computer, si programmano tante sequenze diverse, quindi tanti tipi di immagine, quindi il beneficio non necessariamente è omogeneo per tutti i tipi di immagini. Forse dovremmo, per completare questo che dici, dovremmo chiarire anche per chi non è pratico di risonanza magnetica, che effettivamente la parola magnetica non è lì per caso, nel senso che il tubo, tutti sanno che per fare una risonanza magnetica devi entrare in un tubo, ecco, il tubo a tutti gli effetti è una sorta di calamitona che riesce, esatto, a stabilire una, sì, che genera un campo magnetico statico, cioè che è lì fermo. L'intensità di questo campo magnetico è abbastanza forte, è per intenderci la risonanza magnetica che è qua al cime, che è un 3 Tesla. Il Tesla è la misura di intensità del campo magnetico, oltre a, non è solo la macchina. E per cui tipicamente invece a scopo clinico vengono utilizzate risonanze magnetiche che hanno un campo magnetico statico di circa un Tesla e mezzo, anche se sono utilizzati anche i 3 Tesla a scopo clinico, però normalmente in un normale ospedale, no, fra virgolette normale, cioè non voglio in nessun modo sminuire, cioè nel senso che è perfettamente sufficiente per un quesito di tipo clinico, una risonanza a un Tesla e mezzo. Dico questo perché per un certo periodo c'è stata anche una corsa agli armamenti a cercare di salire, si è arrivati ai 7 Tesla, ci sono risonanze, già al CIMEX c'era un 4 Tesla e mezzo fino a poco fa, per dire quanto è stato un successo questo tentativo di aumentare a tutti i costi l'intensità del campo magnetico, appunto al CIMEX siamo passati dal 4 Tesla e mezzo al 3 Tesla, siamo ritornati indietro perché non c'è, appunto come dicevi, il trade-off fra tante cose, tanti difetti, principalmente artefatti, e invece l'aumento della risoluzione è più a sfavore dei benefici, insomma. Allora diamo la prossima e comunque, domanda. Aspetta, no, però volevo completare. Scusami, Matteo, ti interrompo perché. Prego, Luigi, assolutamente. Giustamente, mi sono dimenticato, perché la parte più importante della domanda era fondamentalmente quella di: noi stiamo parlando di anatomia, ma l'anatomia non è necessariamente funzione. Do assolutamente ragione alla Elisa che ci ha fatto questa domanda, però la. Il problema è che dobbiamo cercare di ragionare su gradi di incertezza sempre più bassi possibile, non sapendo nemmeno qual è la connettività anatomica nel cervello umano, e tuttora non la sappiamo, cioè non la DTI comunque è una tecnica imprecisa che genera un sacco di falsi positivi. Non sapendo qual è la, dobbiamo prima sapere la connettività anatomica e poi analizzare la connettività funzionale. Per cui sono assolutamente d'accordo, noi stiamo parlando esclusivamente di come sono messi i cavi, non sappiamo nemmeno in che direzione viaggia la corrente in questi cavi, potrebbe andare da una parte, dalla corteccia A alla corteccia B, o dalla corteccia B alla corteccia A, con questi dati non lo sappiamo. Però credo che sia il caso di, cioè io per come li utilizzo io, ovviamente a me serve solo per navigare con la stimolazione magnetica, serve solo la connettività anatomica. Per un'idea complessiva di come funziona il cervello, ovvio che bisogna sapere come, e soprattutto la cosa importante qua, l'elemento che non abbiamo, il grande assente qua, è gli aspetti temporali di come, certo, viaggia l'informazione.
Io credo che capiremo qualcosa di più veramente quando avremo delle tecniche che ci permettono di leggere in tempo reale come viaggia l'attività in questi network di Bianca. Siamo lontani probabilmente 20-30 anni da questo, non esiste al momento una tecnica nemmeno che prometta di fare una cosa del genere, e per cui sì, è vero, la connettività funzionale misurata con la risonanza funzionale ha degli limiti estremi, nel senso che ha comunque una risoluzione temporale scarsissima, che non è compatibile con i fenomeni psicologici, col pensiero, con la velocità del pensiero, per cui stiamo registrando qualcosa che sì, è bello, però non è esattamente non sappiamo se corrisponde a quello che ci sta succedendo in testa. Quindi diciamo c'è molto lavoro per i prossimi decenni. Sì, volevo aggiungere una cosa che... Prego Paolo, rapido. C'è una situazione un po' paradossale, per cui per alcuni versi sappiamo molto, per altri versi meno. Facevo l'esempio precedentemente, quando si è trattato di vedere se i tratti, le fibre che ricostruiamo sono vere o meno, si è andati in un atlante di un secolo scorso, perché l'informazione che abbiamo finora su quella che è la connettività strutturale è quella che avevamo di un secolo fa di persone che hanno dissecato cervelli, quindi la conosciamo ancora, diciamo, ai primi passi. Ci sono grossi fatti, c'è un esempio tipico, è il cosiddetto frontal aslant tract, che è un fascio che connette due pezzi di cervello che non si sospettava potessero essere connessi, che però è stato descritto tipo con tecniche di DTI 7-8 anni fa, e è un pezzo di anatomia in più che risolve un sacco di problemi teorici, perché appunto è un pezzo di cervello, è il fascio di Bianca che connette la parte di cervello che sta attenta all'esterno con la parte di cervello che invece sta attenta agli impulsi, ai movimenti generati internamente. Era un problema importante, fino adesso non si capiva come potessero parlarsi queste due cose. E adesso salta fuori che esiste un fascio di Bianca grosso così, che nessuno sapeva ci fosse, e che è saltato fuori ultimamente. Per cui l'anatomia, rispetto all'anatomia della corteccia, che è lì davanti a tutti, cioè l'anatomia della corteccia non sappiamo più, sappiamo poco di più di quanto si sapesse nel 1800, veramente pochissimo di più, anzi forse addirittura meno, perché vabbè, comunque e invece sull'anatomia della Bianca è una continua evoluzione di informazioni nuove. Ci sono fasci di cui alcuni dubitano proprio l'esistenza, tipo il fascicolo orbito frontale inferiore, alcuni dicono addirittura che non esiste, per cui insomma. Secondo me è importante capitalizzare sull'anatomia, sapere innanzitutto cosa c'è e cosa non c'è. Allora, Federico Fabbri pone un'altra domanda che trovo interessante. Devo dire che oggi i nostri ascoltatori stanno ponendo quesiti, devo dire, molto pertinenti e stimolanti, cioè sul tema appunto intelligenza artificiale, neuroscienze. L'intelligenza artificiale sta traendo ampio vantaggio dalla neurobiologia, per esempio le reti neurali, ci dice Federico. La domanda è un po', ma vale anche il contrario, cioè quali occasioni può invece trovare la ricerca neuroscientifica nella intelligenza artificiale? Paolo, vuoi iniziare tu? Farei una distinzione per quel che riguarda le reti neurali, perché in questo momento a livello di comunità scientifica ci sono due ambiti di studio che sono da un punto di vista di assonanza lessicale molto vicini, ma da un punto di vista dei metodi e degli obiettivi completamente diversi. Quindi abbiamo chi si occupa di modelli della rete neurale come modello computazionale e chi si occupa invece di una rete neurale per emulare un pezzo di corteccia e quindi costruire dei modelli che siano plausibili di quello che effettivamente è il modello biologico. E naturalmente le due ricerche hanno finalità e metodi diametralmente opposti. In questo momento l'AI, diciamo, si ispira solamente a quello che è il valore evocativo
della composizione dell'architettura, però per esempio la modellizzazione del neurone in una rete computazionale è completamente diversa dalla modellizzazione del neurone che fanno chi invece cerca di emulare esattamente il comportamento del neurone. Quindi da questo punto di vista ho l'impressione che non ci sia, diciamo, un vero scambio. Seguivo recentemente un seminario molto interessante in cui veniva messo in contrapposizione i grandi avanzamenti che l'AI ha fatto per quel che riguarda l'image processing con deep learning, questa tecnica di reti, diciamo, molto stratificate, che da un punto di vista effettivo nel riconoscimento è molto efficace, però dal punto di vista del training risulta essere non competitiva con quello che è il modello biologico. La mia impressione quindi è che in questo momento ci sia ancora molto più spazio perché la componente biologica possa dare informazione a costruire modelli computazionali che non viceversa. Luigi, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, io non sono un esperto di intelligenza artificiale, anzi tutt'altro, non seguo molto, molto l'argomento. L'impressione che ho, però, ripeto, mi piace anche essere, vorrei anche essere smentito, è coerente con la conclusione che dice Paolo, cioè che in questo momento lo scambio è più, probabilmente è più l'intelligenza artificiale che si ispira alle neuroscienze e non ci sono grossi elementi di guadagno da parte delle neuroscienze da come dallo studio dell'intelligenza artificiale, cioè che sia soprattutto in quella direzione lì. Però ripeto, non sono un esperto di intelligenza artificiale, per cui forse è meglio se sto zitto. Allora, adesso dovrebbero esserci alcune domande di Tommaso Gazzola, che ci ha fatto appunto diverse domande. Questa è la prima. Si chiedeva appunto quanto la diffusione della materia bianca può essere considerata uniforme fra soggetti e quanto la plasticità può modificarla a livello macroscopico. Anche questa è una domanda abbastanza specifica. Lascio a voi la parola. Allora, poi ecco, la domanda continua, in realtà forse adesso stiamo vedendo anche la successiva, appunto quanto ciò può essere rilevante nella costruzione di un modello informatico di questa, quindi in realtà questo conclude la domanda. Poi ne fa anche un'altra, ma questa ve la leggiamo dopo. Allora, Tommaso sicuramente è dentro al mestiere, chiaramente. Ho il sospetto che diversi dei nostri, di coloro che oggi sono intervenuti, siano abbastanza, insomma. Nel senso che usa il termine diffusione in una maniera che va spiegata, nel senso che la diffusione della materia bianca è quello che intende dire, è cioè come noi ricostruiamo l'anatomia della materia bianca con tecniche di diffusion weighted MRI, cioè per cui in pratica quegli spaghetti colorati che abbiamo visto sono il segnale di diffusione del nostro cervello raccolto con risonanza magnetica, ok? Per cui la domanda è: quegli spaghetti lì che abbiamo visto colorati, che ci dicono tutte queste isole diverse di cervelli, di corteccia, che una fa una cosa, una fa un'altra, sono collegate fra di loro, non in maniera uniforme, cioè tutto è collegato con tutto, ma ci sono vie preferenziali, anzi ci sono pezzi di cervello che sono del tutto ciechi rispetto a quello che succede da altre parti. Ecco, quelle autostrade lì di fili, quei circuiti, come possono variare fra un soggetto e l'altro? Ottima domanda, non lo sappiamo, nel senso che ovviamente cioè la domanda, la risposta potrebbe essere tranquillamente: se io ho gli occhi marroni e tu hai gli occhi azzurri, c'è una variabilità interindividuale, e per cui probabilmente c'è una variabilità interindividuale anche fra anche in questo parametro. Per cui sicuramente c'è una variabilità interindividuale, l'entità della variabilità è tuttora oggetto di ricerca. Quello che è più interessante è la domanda che viene fatta se questo può essere, cioè se l'esperienza può modificare la sostanza bianca. In linea di massima no, nel senso che la sostanza bianca è fatta di assoni, il numero degli assoni non può aumentare
in un soggetto adulto, perché vorrebbe dire che i neuroni si riproducono, e noi sappiamo che invece i nostri neuroni hanno la nostra età, cioè i nostri neuroni da appena dopo la nascita smettono di riprodursi, per cui uno alla nascita ha i neuroni, ha il suo patrimonio di neuroni per tutta la vita, sta a lui tenerselo il più caro possibile, cercare di fargli meno danni possibile, perché quello è quello che gli è capitato e non aumenteranno mai. Quello che può succedere è che si possono perdere, questo sì. Sul fatto che l'esperienza determini, l'esperienza sicuramente determina, cioè, per esperienza intendiamo quello che ci è successo, no, nella vita, cioè sia l'esperienza in questo caso nel lungo termine, nel senso che un'esperienza nel breve termine, cioè quello che si succede in un minuto, due minuti fa, quello che mi è successo un minuto, due minuti fa, sicuramente non è in grado di cambiare strutturalmente il mio cervello. Allo stesso modo, non usare un pezzo di cervello può modificare, può ridurre può ridurre l'attività di quel pezzo di cervello, ma non al punto da modificarne in maniera così drastica l'anatomia. Per cui no, io non credo che l'esperienza, anche perché questo segnale, vado sul tecnico, però questo segnale di diffusione, insomma, questi spaghetti dipendono anche molto da quanto è grosso lo spaghetto. Certo. Per cui sono tutti parametri, cioè la plasticità, la memoria avviene a livello corticale. Io credo che possiamo continuare a considerarla la parte scema del cervello, anche se abbiamo fatto di tutto per convincervi che non lo è, dal punto di vista della memoria. Se c'è qualcosa che è altamente improbabile che la sostanza bianca, per cui che la circuiteria si modifichi in maniera rilevante con l'esperienza. Allora, un piccolo appunto, se è vero che i sogni non si creano, però è vero che l'efficienza data dalla mielinizzazione degli assoni può portare a, diciamo, una degenerazione, e questa è individuabile con il segnale di diffusione. Quindi in qualche modo si riesce a avere una misura in qualche modo di come la connettività più o meno efficiente è come avere dei buoni cavi che portano bene il segnale, oppure che si sfilacciano e un po' si perde, i tubi che perdono un po' di acqua, diciamo, e quindi non è efficiente. Sì, questo però in condizioni patologiche, voglio sì, dire, certo. Stiamo parlando di condizioni in cui il cervello ha smesso di funzionare bene. Non credo che sia ipotizzabile grosse variazioni anche a livello della mielinizzazione nel cervello che normale, nel cervello in condizioni fisiologiche. Allora, dovremmo avere un'altra domanda sempre di Tommaso, che appunto è in qualche modo sempre legata alle precedenti. In parte mi pare che già Luigi abbia parzialmente risposto. Se è vero, la TMS può essere utile per analizzarne la struttura, la TAX può davvero essere utile per intervenire attivamente sulla sua plasticità e quindi sulla struttura assonica. Quindi sempre siamo abbastanza sempre sul tecnico, sullo stesso tema. Non so se appunto Luigi voi o Paolo, insomma, volete aggiungere qualcosa. Non riesco a trovare la domanda, allora com'è? Ecco, la domanda dovresti vederla in sovraimpressione. Tommaso, diciamo che è andato molto sullo specifico. No, la risposta breve è no. No. Nel senso che Tommaso propone una domanda mettendo a confronto due tecniche diverse di neurostimolazione. Una che è la stimolazione magnetica transcranica, la TMS, l'altra è una stimolazione alternante con correnti deboli. Di certo nessuna di queste è in grado di modificare in maniera sostanziale, in maniera misurabile con le nostre misure, l'anatomia della sostanza bianca. Paolo, hai qualcosa da aggiungere? No, non è il mio campo. Beh, direi che comunque, insomma, i nostri amici vi hanno notevolmente stimolato, insomma, in questa parte finale di domande. Direi che siamo in chiusura, non ci sono altre domande. Io ringrazio di cuore davvero Luigi Cattaneo e Paolo Avesani per essere stati con noi, per aver condiviso
i loro spunti di riflessione su un tema veramente, abbiamo visto, complesso, interessantissimo e vastissimo, e anche per aver risposto alle dotte domande dei nostri ascoltatori. Grazie mille di cuore. Vedo qua un messaggio su Facebook, sono Eric, credo che sia un compagno di scuola di mia figlia, per cui lo saluto. Guarda, lo sospettavamo, perché cercavamo di capire chi fosse questa persona. Abbiamo chiarito l'arcano. Bene. Allora, io vorrei anche ringraziare Anna Eriksson e Ilaria Ampollini, che anzi chiederei a entrambe di palesarsi, eccole qui, anche perché siamo all'ultima puntata di questa edizione, quindi insomma vi ringraziamo tutte e tre, ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno seguito, anche oggi siete stati molto numerosi, quindi grazie mille e insomma ci vediamo alla prossima. Anna e Ilaria, non so se volete aggiungere qualcosa. Grazie a tutti voi e buon appetito. Grazie mille. Ah, oddio, anche Room, ringrazio. Allora, salutiamo anche Room. A questo punto direi che è veramente tutto. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao.